Animali nasce nell'agosto del 2012 da un'idea di tre imprenditori. Quello che facciamo è una consulenza sull'approvvigionamento di energia elettrica e gas. Siamo riusciti a trovare la chiave d'accesso per dare un servizio solitamente riservato alle grandissime aziende anche ai più piccoli. Siamo riusciti a ritagliare per ogni tipologia di cliente il giusto servizio. Ali vuole essere un partner di fiducia dei propri clienti, perché la nostra filosofia è quella di accompagnare nelle scelte sia riguardo a fornitori, a contratti, sia anche riguardo a quelli che possono essere gli investimenti strutturali per ridurre quelli che possono essere gli acquisti o i consumi di energia elettrica. Crediamo molto in questo rapporto, perché è solo attraverso un rapporto di fiducia e solo in questi termini, dimostrando l'affidabilità, che si riesce a risolvere una delle problematiche più grosse che c'è nel mercato dell'energia elettrica, che è quella della concorrenza. Una delle idee vincenti che sta facendo crescere Ali è stato quello di prendere consapevolezza che i clienti di piccole e medie dimensioni erano allo sbando in ambito energetico, dove erano oggetto solamente di offerte unilaterali dei fornitori molto complesse e di difficile comprensione da parte del cliente. Ecco, noi ci avviciniamo al cliente invece portandogli un prodotto che è pensato per dare lo stesso potere contrattuale di grosse realtà e quindi di non essere alla mercé dei fornitori. E nel nostro lavoro abbiamo anche notato che anche le grosse aziende, anche se avevano persone adibite prettamente all'acquisto di energia elettrica o gas, non avevano tuttavia strumenti adeguati sempre a stipulare contratti dignitosi. Una delle nostre attività, uno dei nostri servizi è infatti quello di avere un rapporto diretto con i nostri clienti. Ci sono dei commerciali che seguono direttamente ogni esigenza dei propri clienti, ci sono dei tecnici che vanno a fare visita nei propri stabilimenti, e cerchiamo proprio di avere un rapporto di fiducia, perché riteniamo sia la soluzione migliore per affrontare il mercato. L'idea è stata quella di creare dei gruppi d'acquisto. È stato molto apprezzato dalle diverse associazioni di categoria, con alcune delle quali già collaboriamo in maniera importante in tutto il nord Italia. Perché è stato apprezzato il nostro servizio? Perché è un servizio trasparente, quindi chiunque non volesse mettere in gioco la propria reputazione in qualche modo, non ha fatto altro che affidarsi alla trasparenza da una parte dei sistemi che si sono messi a disposizione dalla rete, e dall'altra dalla presenza territoriale che sia le associazioni che noi come azienda abbiamo. Quindi tecnologia, relazioni e trasparenza. Questo è quello che ci caratterizza e che ci aiuta a dare il servizio migliore ai nostri clienti, dandogli sia una presenza umana che una forte propensione alla professionalità. L'attività di consulenza, delle nostre consulenze, è quello di mettere in triangolazione le richieste, le necessità dei nostri clienti con le offerte dei nostri fornitori. Non è nostra intenzione proprio voluta quella di proporre alcun tipo di prodotto, proprio perché vogliamo essere partner, aiutare i nostri clienti nella scelta del prodotto migliore, ma non vendere il prodotto stesso. Quindi non vogliamo essere confusi per dei commerciali, ma vogliamo essere dei consulenti tecnici e sostenere nelle scelte, insomma, dei nostri clienti. Mi piace citare ad esempio Pavia di Udine Impresa, piuttosto qui in Friuli, piuttosto che CNA in Emilia Romagna, o altre associazioni nel nord Italia come associazioni della piccola e media impresa. Per associazioni invece di grande dimensione, Consorzio Prosciutto di San Daniele e il Consorzio Friuli Energia di Confindustria Udine. Nuove idee che dovranno essere sempre più innovative e ci hanno permesso di strutturare
nei mesi passati una nuova tipologia di servizio, sempre web-based, e ci permetterà di andare a soddisfare, oltre che ai bisogni che siamo riusciti a sviluppare in questo momento, anche le nuove esigenze dei nostri clienti, di poter avere sotto controllo qualsiasi tipo di problematica relativa all'energia elettrica e al gas, e sviluppata anche in ambito di efficientamento energetico.